Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 29esimo episodio della serie Le Chaise. Da quest'oggi la chiameremo serie francese, dato che siamo passati dalla Le Chaise alla Belgique profonde, che è più o meno sempre zona francese. Ed oggi andremo a... Ecco, l'idea di oggi... Oh, scusate. Era quella di andare a prendere le balle di paglia e venderle nella compostation, però... Ho notato che le balle di paglia non possiamo scaricarle, non ce le conta come paglia, quindi soltanto la paglia voi potete scaricare. Allora andiamo a prendere il rimorchio, questa volta c'è il rimorchio, il pianale, questa volta con il Fendt, dato che non ha le marce, almeno qua sul gioco non ha le marce da cambiare con Z, e quindi se, quando scaliamo facciamo meno danni. Rallentiamo e basta. E ho trovato il punto di vendita, ovvero al BGA. Occhio qua, non dobbiamo fare questi errori dopo. Adesso possiamo ancora permetterci di farli, ma dopo con le balle di paglia no. Non è accettabile. Allora, sentite tutti i sound che ci sono in giro. Qua ho preparato il telescopico e mi avete detto un paio di cose per l'andatura granchio, ovvero un ragazzo mi ha detto per pestare in trincea, ma mi sa che è troppo in trincea pestare con quello, non è molto comodo, mentre altri mi hanno detto per caricare le balle, magari può essere per caricare le balle, dato che vi spostate leggermente e sono dritte. Sono già dritte. Ecco. Come buttar giù tutte le balle di paglia. Prima di cominciare. Vabbè, non ci vuole molto a ricaricarle. Allora. Mi aspettavo di far meno fail quest'oggi, ma purtroppo è così. Andiamo a caricare queste, già che sono pronte. E le carichiamo. Sì, dai, non dovrebbe essere un lavoro molto lungo. Tra l'altro abbiamo 1.037.000 euro. Dobbiamo comprarci qualcosa, tra cui pensavo di arare. Prossimo video. Quindi se avete un bel aratro da consigliarmi, altrimenti vedo io cosa trovo in giro. Adesso qua, ah ok, dobbiamo andare avanti, però sono in terza, quindi ovvio che non va. Ok, lasciamole lì, dovrebbero stare, dovrebbero. Adesso ci prendiamo queste due qua e le mettiamo sopra l'altra. Perfetto, guardate come sono belle queste forche. Qualcuno di voi mi aveva chiesto il link, scusatemi ma mi sono dimenticato, comunque non so se riesco a trovarlo, però vi faccio vedere il nome, cercate su Google, dovreste trovarlo, è questo qua, Robert Bale Fork for telescopico e for palagommata, poi ci sono anche qua mi pare, sì, for tractor. Robert Bale Fork, scritto come ve l'ho pronunciato, se no Robert Bale Fork. E se non le trovate qui, ecco, le troverete sulla pagina, no, beh, non è una pagina, sul forum di Fravel. Guardate qua. Un piccolo trucchetto che vi svelo. Però le ha prese. Sì, più o meno le ha prese. E qua sotto. E poi le riposizioniamo. Quelle tre lì le porterò poi via io manualmente. Cioè, con
con il telescopico. Occhioli. Ok. Diciamo che lo caricate molto male. E queste qua le riprendiamo. So che ne avrete pieno le valle di queste lavorazioni qua, però dovevo farlo, avevo promesso che saremmo andati alla compost station. Visto che la compost station non si può andare, andiamo poi al BGA. Anzi, facciamo una cosa. Arriviamo in farm e scarichiamo ancora alcuni in farm. E poi andiamo al BGA se caso. Perché è ancora un bel pezzettino arrivare su e per le stradine. Comunque, una volta. Di cos'è caduto qualcosa? No. Allora, saliamo su qua. Tu resti lì sotto. Allora, so che è una cosa un po' brutta da fare, però. Ok, abbassiamo la velocità. Ok, quelle lì le abbiamo scaricate. Andiamo sui 21 orari, dovremmo farcela anche così. Spero che non arrivino macchine. No, non dovrebbero arrivarne. Non so che quale sto scaricando, però. No, questa cosa qua non ci voleva. Due le abbiamo perse. E vai. Speriamo di arrivare in farm almeno con qui. No, beh, queste qua non le perdo. Mettiamoci un attimo qua che facciamo una screen. Non venirmi addosso. C'è la pianta. Gli dovrò mettere la cosa della copertina. Lasciamo. Qua non mi piace. Vabbè. Facciamo così la screen. Ok. Abbiamo perso un po'. Ne abbiamo perse soltanto 5 questa volta, eh. No, qua la pianta, la pianta. Ci è mancato poco. Vediamo la velocità. Mettiamo un pochettino, 25 arriviamo. Far piano le curve perché queste le vedo male. Qui non arriva nessuno. Spero che non arrivi nessuno da questa stradina perché se mi colpisce. Eh sì, probabile. Dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Siamo riusciti finalmente a tornare a casa con un po' di balle sul carretto. A confronto l'altra volta direi che è andata bene. Ne abbiamo qua 6, 12, 13. L'altra volta ne abbiamo qua 2. Vabbè, queste ne abbiamo perse 3, 4, 5. Poi c'è una cosa, ne portiamo 5 alla volta. Tanto fatemi vedere, ok. Se caso. Beh, sicuramente il rimorchietto lo venderò. Mi compro il Marshall. Che mi ha consigliato uno di voi. Che ringrazio. Volevo utilizzarlo prima, però. Volevo provare con questo qua. Ma. Non
Sarà meglio utilizzarlo il Marshall prossimamente. No, non si vede nulla. Ok, adesso io porto a casa queste. Guardatene qua altre due. Ma ah, ok, sì. Porto a casa queste e poi ci vediamo nel campo dallo scorso episodio a finire di trebbiare un po' di colza. Adesso le impigliamo a casa. Non so perché ogni tanto si vede la strada un po' nera, ma secondo me è perché non ha rifinito bene una cosa. Beh, qua no, è proprio a strada, però in alcuni punti è stata messa male l'asfalto, ecco. Orate, non ci credo neanche ora io. Vabbè, dai, le lasciamo qua. Potremmo andare a scaricarle anche nella mix feeder, nella mix station. Che è questa. Allora, lì sì, che è questa qua. Credo le accetti, qui nella paglia. Vediamo un po' cosa ci dice. Nulla. Ecco, noi sulla The Grand Jura abbiamo la versione vecchia. Questa qua era una nuova versione. Vabbè ragazzi, adesso finisco qua. Anzi, lo farò dopo e ora ci andiamo a vedere. Ecco, si è bloccata. Ah, ok, si è bloccata per questo. Pare che il dov'è? Ah, è giù. Eccolo qua il carro. Devo dire che questo New Holland mi sta piacendo molto. Un po' peccato per il rallato, non so qual è dei due il problema, che non si vede, non c'è il perno che lo tiene saldo. Sembra lì appoggiato. Però anche questo crosetto è molto bello. Adesso vi ho fatto una presentazione all'inizio del 15 a delle belle funzioni, tra cui quella di personalizzazione del colore delle ruote se siete allo shop con un tasto, mi pare. Vediamo un po'. Per cambiare il colore delle gomme. Ah no, non ce lo dice, però mi pare il tasto C. Saliamo sulla trebbia. Nostra trebbiozza. Tutta bella sporca. Il dirt non è male però su questa trebbia. E si riparte. Più o meno il campo e non siamo neanche a metà. Quindi ce n'è ancora di lavoro da fare. Allora, vediamo un po'. Ok. Poi mi avete detto di fare questa serie un po' come la The Grand Jura alla fine, però ho avuto dei ripensamenti e quindi direi di portarvi sempre mod diverse e nuove. Quindi adesso, beh, non vi porterò mod che abbiamo già utilizzato, a meno che siano delle belle mod. Quindi cercherò di cambiare un po' mod e tutto quanto. Magari vi porto. No, vabbè, vi porto nuove mod. Perché pensavo magari volevo portare quasi quasi John Deere, quello che è nella serie alpina. Però no, l'abbiamo già utilizzato lì e non lo porto. Porto qualcosa di diverso. E perché all'inizio era quella l'idea. Però pian piano stava svanendo. Col cambiare la mappa e quindi non ho voglia, non voglio che accada questo. Magari ad esempio se vi ho portato il Fendt del pack del CZ Mod Team, mi pare il più potente, no? Mi pare il 270. Può darsi che vi porti il, avevo portato l'8 e 827, ecco. Può darsi che vi porti il 939 o cose così. Dato che questa serie qua è appunto per presentarvi le varie mod.
E se no è troppo come è troppo simile alle altre serie che ho in programma, ecco. Quindi soldi può darsi che li aumenti. Per ora no, perché possiamo ancora comprarci un po' di cose. Però più avanti li aumenterò. Invece per la trebbia, ecco, questa qua, beh, ce ne sono un po' nuove in giro di trebbia. Però più che altro cambieremo i trattori. E questa volta, come vi ho detto, se devo cambiare, inserisco un nuovo trattore, lo sostituisco al posto, ad esempio, del Fendt o del New Holland. Però ho intenzione di utilizzarli almeno 2 volte. Una volta o due, dai. Così da farveli vedere un po' meglio e tutto quanto. Adesso qua, sentite che sound che ha. Magari sentite soltanto il sound, non avete sentito nulla di quello che ho detto, che è molto probabile. Ok, stiamo all'interno, si sente un po' di più. Magari questa trebbia, beh, ultimamente sono uscite due belle New Holland, che una ve la porterò sulla UHT, no, UTH, quella se cioè, non so se sarà una serie o cosa, però è un sono dei video, almeno io ho fatto soltanto un primo video in cui andiamo a in cui andiamo a far lavorazioni della fienagione. Ancora, mannaggia. Sono io che non mi sto concentrando. Andiamo a fare lavorazioni riguardanti la fien abbiamo fatto lavorazioni riguardanti la fienagione. E prossima volta ho intenzione di trebbiare. Ho già trovato una bella trebbia e anche un bel rimorchietto per quella trebbia non troppo grande, perché appunto, come potrete capire, la trebbia sarà piccolina. Ci stava bene anche questa, però no. Ho detto no, ne usiamo un'altra. Quanto siamo? 78%. Ma non siamo ancora a metà del campo. È abbastanza grande. Sinceramente, come vi ho detto nello scorso episodio, io da queste parti non ero mai passato sulla vecchia Belgique Profonde e ci ho giocato un pochettino. Non è che ci ho giocato tantissimo, però stavo sempre nelle zone della farm. Perché in questa mappa io facevo molti test mod. Allora, adesso vediamo qua. Ok, cambiamo, gli diamo un attimo automatico. E direi di chiudere l'episodio. Ora le balle là le sistemerò io quelle in strada, mentre qua cercherò di terminare il campo per conto mio. Consigliatemi ecco un bel aratro o qualcosa per coltivare i campi. Dato che o questo o l'altro li erpicheremo o barra areremo nel prossimo episodio, ecco. E nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.